inosservato e che per lui è una qualcosa di qualunque artista, ma per lui in particolare Castoro mi ha colpito. E la canzone, devo dire la verità, non era il massimo, no. Ne ha fatte dei migliori sicuramente. No, ma lui spesso non ha sempre puntato sulla canzone, ma più sulla performance. E poi, e questa volta non ha toccato né la performance né la canzone. Mettiamo la canzone che è Laura. Scusami, comunque non mi dispiace. No, non è brutta. Però è stato bello. Renato, secondo te ha puntato troppo sulla provocazione e troppo poco sulla canzone? Beh, diciamo che insomma sì, diciamo che la provocazione poi quando diventa rito insomma perde un po' di forza ovviamente. La canzone a me è piaciuta, è vero che è molto simile a Rolls Royce, per cui insomma sicuramente si è ripetuto e appunto la ripetizione sia della canzone sia del personaggio forse come dire quest'anno non lo hanno premiato. Allora, vediamolo un attimo, perché dice simile a Rolls Royce? Perché sono le stesse tonalità, la stessa musica? Beh, assomiglia molto. Sentiamola bene, così ci facciamo più caso riascoltandola. È la strofa, sì. Diciamo. Esco dal bagno con tre figli e moglie e mamma guarda come dondolo. Ho un brutto voto dopo il compito. La sposo come no. Le voglio bene ma mi do per morto. Savito roller blues. Romanzo rasata piuttosto porno. È come fosse domenica. Bevi ancora presto, presto. Come fosse domenica, sì domani poi vedrò com'è. E come fosse domenica, domenica. Come fosse domenica, domenica. Oh no no. Come cani che si annusano. Ah, ok. Allora, effettivamente nel riascolto ci assomiglia parecchio. C'è il Rolls Royce, dai, in qualche modo c'è. Sì. Soltanto che è meno dirompente di Rolls Royce, anche perché tutte le polemiche sono nate dopo quella canzone. Ma perché presentarsi con un brano così che assomiglia molto? Uno può dire è la mia cifra musicale. Il suo genere. Ribadisco, secondo me il problema è stato tutto il contesto. Tant'è vero che poi ieri lui è andato a Domenica Inn e per la prima volta, io intanto lo seguo, lui ha spiegato il perché di certe scelte, del perché della sua musica, del perché delle sue performance. E lui di solito non spiega mai certe cose. Per cui dici insomma che in qualche maniera si è voluto un po' scusare. Allora, è piaciuto molto invece con Loredana Bertè. Tu l'hai visto nella cover, Peppino, nella serata delle cover, Achille Lauro cantare con la Bertè? Sì. A me è piaciuto molto lì, sai? Anche a me è piaciuto molto, comunque un gran momento di televisione, cioè loro artisti hanno pensato, soprattutto Lauro, si può dire Lauro? Sì. Senza Achille. Sì. Comunque Achille ha pensato un anno, per un anno ha avuto il tempo di pensare come presentarsi e ha scelto questo vestirsi anziché spogliarsi. Quindi questa sequenza sempre più coperto fino ad arrivare alla giacca l'ultima sera. Tu dici è partito da nudo con diciamo, il gesto che è stato anche molto criticato, quello di battezzarsi, autobattezzarsi in diretta e poi piano piano, serata dopo serata, si è vestito fino all'ultima, insomma, in cui si è mostrato con la giacca chiusa. Questo io non avevo notato. Allora, ad un certo punto però Achille Lauro ha scritto una lettera a Loredana Bertè. Allora, vediamo questo momento e poi lo raccontiamo insieme a voi. Stasera, per i tuoi occhi ancora, chiedo scusa e vado via. Lauro. Da parte di Achille Lauro, questi sono per te. Mi sono permesso anche di scrivere un biglietto che forse sono le parole che avremmo tutti dovuto dirle da tempo. Che strano uomo sono io, incapace di chiedere scusa, perché confonde il perdono con la vergogna. Che strano uomo sono io, che ti chiama pagliaccio, perché pensa di dover combattere ciò che non riesce a raggiungere.
Che strano uomo sono io, capace solo di dire sei bellissima, perché ancora ha paura di riconoscere il tuo valore. Stasera, per i tuoi occhi ancora, chiedo scusa e vado via. Lauro. Bellissima, sì. Beh, devo dire che è stato, posso dirvi, un bel momento in cui forse per la prima volta si vede un Achille Lauro diverso, non lo so, molto più, più intenso. Più... A un certo punto, secondo me, aveva anche gli occhi leggermente lucidi e si stava commuovendo. E ha trattenuto una lacrima. È stato anche un festival delle lacrime, bisogna dirlo. Fa parte, ecco, è molto bello il pensiero che un uomo possa chiedere scusa ad una donna e farlo in diretta. Renato? Sì, è stato un momento molto, molto bello, molto intenso, ma Lauro è sicuramente, Achille Lauro è sicuramente una persona intelligente e insomma le provocazioni poi fanno parte del personaggio e comunque le ha anche, diciamo, studiate dal passato, perché poi insomma non è che inventi niente di nuovo, reinterpreta insomma provocazioni che hanno fatto parte anche della storia della musica con tanti personaggi che prima di lui le hanno portate sul palco. Marco? No, dicevo, in parte vabbè, non si capiva il motivo per cui chiedesse scusa a Loredana Bertè, uno pensava chissà che c'è sta dietro, ma in realtà lui chiede scusa a se stesso, che uomo è, perché inizia così, quindi è la sua performance. Uomo sono io, sì. Cioè, più che chiede scusa di lui, non riferito a lei. Si scusa. Si scusa lui, ecco, forse è così, perché molto è stato interpretato come scuse alla Bertè, che avranno fatto, che è successo? Che cosa avete capito voi di queste scuse, Vilma? Ma io l'ho trovato molto intenso il momento e ho pensato che fosse una cosa molto interiore. Proprio sua, di Achille, esatto. Sì, l'ho pensato. Allora, anch'io. Vediamo il tweet che ha scritto anche Loredana Bertè. Dice: nessuno mai mi aveva chiesto scusa. C'è un tweet proprio che lei ha scritto. Se mi date il testo esatto, perché non vorrei, diciamo, interpretarlo io, le parole hanno un senso. Sembra se più una dedica. Lette, che cosa dicono? Che no, cosa... Dico, sembra più una dedica che una scusa. Cioè. Obiettivamente. Però Loredana ha poi scritto che nessun uomo gli aveva chiesto scusa, no? Per cui insomma, ho trovato anche la risposta di Loredana molto bella. Allora continuiamo con ecco qua, questo che è stato molto molto criticato, perché Gianluca Grignani è stato sui social offeso in mille maniere, dopo l'esibizione che ha fatto nelle cover di Venerdì Sera insieme a Dirama. Allora, vediamo intanto questo momento e poi parliamo del resto. Canta Dirama con Gianluca Grignani. A questa volta abbassi lo che dici, noi resteremo sempre buoni amici. Sì, allora, che cosa ne pensate di tutte queste offese che sono arrivate verso Grignani? Volevo sentire tutti quanti, perché io veramente le ho trovate fuori luogo, se non altro perché se c'è stato un problema, sicuramente non è la maniera
giusta per risolverlo quella di offendere le persone. Beh, infatti, offendere non è mai giusto. Secondo me non è mai giusto offendere, perché... Cioè, perché? No, ma lì, cioè, io non l'ho riconosciuto perché io sono abituata, ero abituata a vedere un Grignani diverso. Sì. Beh, qui è arrivato così, ho cercato di ritrovarlo attraverso le sue espressioni, eccetera, ma è stato difficile. Però cioè, non da insulto. Lui è così, fantasticamente così. Capito? Grande autore, una voce bellissima, diciamo, scrive ancora bene. I riferimenti bene. Erano state a dei suoi problemi, magari, sì, con la una dipendenza. Sì, la vita ci cambia. Nella canzone, lui canta "Un uomo va anche perdonato". Lo canta lui nella canzone. Sì. Allora, qual è il problema? Che c'è il web che ama puntare il dito per sentirsi migliore. Penso che sia stato proprio il momento più basso di Sanremo, sia stato il web che ha puntato il dito contro Grignani in una maniera vergognosa. Però posso dire una cosa, parlarne secondo me è pure un errore, basta, qui sono imbecilli, allora, diciamo, c'è niente questo, da fare, sono imbecilli che rovinano tante situazioni, perché si è visto anche in altri anni. Diciamo solo non che bisogna dargli pubblicità, non ne parliamo, perché veramente, secondo diciamo me... Diciamo che è un grande artista, gli artisti, agli artisti gli è concesso qualcosa. Siamo parlati di Gianluca Grignani, c'è una fotografia qualcosa. Insieme ai Rama, scrittori, che lo mostra poeti. Perché, spieghiamo anche al pubblico, se mettiamo questa foto, spieghiamo al pubblico, perché diciamo si è presentato sicuramente in una maniera... diversa rispetto a come noi ce lo ricordavamo, eravamo abituati insomma a vederlo, no? Con un aspetto anche fisico diverso. Passati tanti anni dall'ultima volta che l'abbiamo visto, sono passati anni. In questi anni lui è cambiato, si è trasformato, è diventato più grande, i suoi figli sono grandi, sarà incavolato con il mondo, giusto? Ma la vita ci cambia, quindi... Parlatevi sopra uno all'altro. Allora sentiamo Renato Franco e poi volevo sentire anche Peppino su questo. Renato. Io sono d'accordo comunque con Marco Castoro, nel senso che dovremmo cercare di parlarne meno. Faccio il giornalista, per cui appunto, come dire, siamo parte in causa. Se non gli diamo spazio, automaticamente poi non se lo possono più prendere, ecco. Sicuramente Grignani è una persona fragile, però appunto così insultarlo per queste sue fragilità è veramente meschino. Peppino, hanno parlato molto di questo tema sul festival, sul palcoscenico dell'Ariston. Poi vediamo gli altri momenti che ci sono stati. Peppino. Ecco, appunto, vedete altri momenti, perché io mi sono perso questo momento. Soltanto lui è un grande autore e rispetterei la sua privacy. Adesso non so che cosa sia successo, non ho seguito questo momento. Ecco, allora vediamo quello che ha detto San Giovanni. Lui dice: minacciato per come mi vesto, bisogna combattere questi pensieri retrogradi. Queste sono le sue parole, le parole di un giovanissimo cantante, San Giovanni, che credo sia arrivato secondo ad Amici, forse, sì, quest'anno. Secondo. Che è stato attaccato dagli haters per lo smalto sulle unghie, per i suoi look coloratissimi e stravaganti. Vediamo quello che ha detto e poi c'è stato un lungo monologo anche di una delle donne di Sanremo, la Cesarini, che ha parlato invece degli insulti sul web ricevuti per il colore della sua pelle dopo che era stata annunciata la sua presenza al Festival di Sanremo. Anche lì ci sono state un po' di polemiche. Allora, partiamo con quello che ha detto San Giovanni. Grazie a San Giovanni. Grazie. San Giovanni. Posso dire una cosa al volo? Sì. Volevo solo ringraziare Marco e voi per aver dato questo momento sui giudizi, perché è facile dire di fregarsene dei giudizi, no? Poi è meno facile farlo davvero, quindi è importante dosare bene le parole, che sono importanti. Solo questo. Grazie a tutti. Grazie, San. Grazie. Ecco, San Giovanni che parla ai ragazzi, parla ai giovani, perché più di lui, quanti anni ha? 19, se non sbaglio. 19 anni, è giovanissimo. È giovanissimo. No? È giovanissimo. Io dice, parlavo ancora ieri... c'è qualcuno che ti giudica per come ti vesti? Ma no, ma io parlavo con mio nipote ha 24 anni, lo guardavamo insieme, perché tra l'altro a lui è piaciuto moltissimo Sanremo, e guardavamo insieme e ho detto, vedi, si è messo a sbandare, sì, gli è piaciuto, mi piace così, mi piace. Allora, Renato e Castoro e Ferrucci, chiedo a voi,
Allora, da una parte è giusto non parlarne per non dare adito a queste persone di avere fama, ok? Per cui dagli visibilità a questi leoni da tastiera. Sì. Dall'altra parte però sul festival, sul palcoscenico, ne hanno parlato tantissimo di questo tema. In varie forme, in varie maniere, ad esempio c'è stato un bellissimo dialogo con Marco Mengoni. Quello è stato molto bello. Che è stato molto bello. Ecco, perché... Che non capisco, mi stanno parlando mentre parlo e non comprendo. Allora, perché allora viene utilizzato un tema così forte, così sensibile anche e faticoso anche, no? nel racconto, nello stesso tempo però anche molto bello e profondo, sul palcoscenico di Sanremo? Ad esempio, Lorena Cesarini lo ha utilizzato per parlare di tutto quello che le è successo dopo che il suo nome è finito su tutti i giornali come una delle partecipanti, delle donne partecipanti a Sanremo. Sentite. Vi leggo alcune frasi che sono uscite sui social. La prima: non se lo merita, l'hanno chiamata lì perché è nera. E poi la seconda frase: è arrivata l'extracomunitaria. Che brutta parola. Poi ancora: forse l'hanno chiamata per lavare le scale e annaffiare i fiori. Allora, a parte che lavare le scale secondo me è un lavoro come tanti e non ci trovo assolutamente nulla di svilente. Perché? Perché alcuni sentono la necessità di scrivere certe cose sui social, di pubblicare certi post? Perché c'è chi si indigna per la mia presenza su questo palco, sul palco dell'Ariston? Perché c'è della gente che ha un problema con il mio colore della pelle? Allora, sentiamo che cosa ne pensa Ferrucci. Allora, qui lo diciamo poco fa, io condanno ogni forma, lo dico, ogni forma, certo, di violenza verbale e fisica contro chiunque, soprattutto se sono contro una donna. Totalmente. Per cui se lei è stata offesa in qualsiasi maniera, anche con una virgola, anche con una parola, va la nostra estrema solidarietà. Questo ci tengo a dirlo. E su questo ti faccio un applauso, sì, senza battere le mani, ma virtuale. Sono, sì, assolutamente d'accordo con te. Il problema però è quello che diciamo poco fa. Allora, io non sono totalmente d'accordo con i miei colleghi sull'indifferenza. Qui bisogna invece, secondo me, combattere. Ne parlavo poco tempo fa con Enrico Mentana. Enrico Mentana, che è un giornalista, direttore della Sette. Signor giornalista, che salutiamo. Ciao Enrico. Lui tutti i giorni sta sul web e risponde parola su parola, attacco su attacco. Allora, gli artisti, e voi lo sapete meglio me perché voi siete artisti, ormai si stanno censurando, cioè spesso non vanno su Twitter, non dicono loro idee su Twitter perché sennò vengono massacrati. A tanti succede. Allora io credo che, come nel caso, e torno, perdonatemi, a Grignani, invece una difesa ci deve stare. Questi leoni da tastiera, come vengono definiti, invece vanno messi alla berlina, vanno attaccati, vanno identificati, a nudo. Attenzione, c'è bisogno social, che tu, se poi hai un sito, stanno, hai un profilo, devi rispondere a una persona. Per fortuna la polizia postale ha iniziato le denunce stanno portando risultati. Però secondo me in questo caso l'indifferenza li aiuta. Però ragazzi, siamo anche in un momento in cui persone che non si vogliono vaccinare, ideologicamente contrari al vaccino, minacciano di morte i medici e i familiari, appunto, di questi medici. E anche lì è molto faticoso individuare queste persone, anche se sta succedendo, ad esempio per il caso di Bassetti, addirittura per Draghi. Draghi è stato minacciato di morte da dei Novax e sono stati individuati alcuni di queste chat. Sono chat che si creano su internet, di Telegram. Pensate, quelle di Bassetti, c'erano 30, un gruppo, Renato, di 30.000 persone. Cioè, un'enormità, capito? No, per cui queste persone, ora...
parlarne o non parlarne, non sappiamo nemmeno noi come trattare, no, certi argomenti, però sicuramente qualcosa bisogna farlo, perché se da più parti, in maniera diversa, emerge questo problema, viene alla luce un problema così grave che fa soffrire una marea di gente, una marea di ragazzi, di giovani. Pensa a tutti i giovanissimi che non hanno la forza, il coraggio, no? di raccontarle queste cose. Noi le conosciamo perché le diamo sul palcoscenico di Sanremo, ma pensa a quanti ragazzi di 13, 14, 15 anni non hanno la forza di raccontarlo ai genitori, no? Per cui forse il palcoscenico di Sanremo in questo può aiutare anche con un po' più di coraggio a intervenire su argomenti di questo genere, anche da parte della politica, Renato. Beh, diciamo che il Festival di Sanremo comunque è sempre stato un luogo dove certi temi hanno trovato appunto la loro rappresentazione. Poi insomma, secondo me bisogna sempre su alcune cose usare il buon senso, nel senso che sì, non significa poi che bisogna essere sempre indifferenti. Se parliamo di una chat con 30.000 persone è un numero ovviamente molto rilevante e per cui è giusto parlarne. Ogni tanto però magari da due o tre commenti orrendi poi si crea un caso che poi appunto, ripeto, è minimo, perché poi magari le offese, gli insulti sono, si riferiscono giusto a due o tre tweet. Poi appunto sicuramente per il Festival di Sanremo, per la TV di Stato, è importante che anche certi temi vengano appunto rappresentati su un palco così importante davanti a tanti milioni di persone. Allora, a te Peppino è mai successo che qualcuno ti offendesse sui social? Tu utilizzi questo strumento per comunicare col tuo pubblico? O no? Ne sei un po'... Ti capita di essere bombardato da qualcuno per, non lo so, il colore del maglione, quindi come ti vesti una mattina, piuttosto che... Devo dire raramente. Che sai, c'è anche belli bianchi.